Eccoci di nuovo con un'altra bellissima video sulle metabuild, in questo caso delle Longsword, quindi mi chiedo ancora scusa, ma sto registrando ancora i filmati con raffreddore e mal di gola, quindi abbiate pazienza e scusate per la mia voce molto trans, e scusate anche a tutti i trans, ovviamente non ce l'ho con voi, ma di solito si dice così, e quindi è prassi. Andiamo comunque a vedere le tre build della Longsword, che sono cambiate anche qua dalle precedenti, quindi si sono andate un po' a mischiare le varie cose e si è aggiunta soprattutto una nuova spada. Quindi andiamole subito a vedere e tiriamo le nostre conclusioni. Iniziamo subito con l'affettatore divino, questa è una build che abbiamo già visto e stravisto, in realtà è cambiata leggermente sia come amuleto che come oggetti da indossare, quindi come armatura. L'amuleto è l'artigiano attualmente, l'elmo del Nergigante non è più il beta ma è l'alfa, e se non sbaglio c'era anche quella con la benda del Re Drago ma è uscita dalla meta build. Ira di Kul'vetar Ot'alfa, parabraccia dell'imperatrice, falda dell'imperatrice, stivali di Dante. In questo caso si va a cambiare praticamente completamente tutta l'armatura e ovviamente anche le abilità seguono di conseguenza. In realtà sono molto simili a quelli precedenti, ma andiamole subito a vedere. Per quanto riguarda i gioielli, si utilizzano 4 gioielli di attacco, quindi posso capire e spero che oramai li abbiate tutti i gioielli di attacco che vi servono per costruire le meta build: un gioiello non elementale, un massima potenza, strato protettivo, punto debole e un bonus critico. Per quanto riguarda le abilità, invece, come potete vedere, non cambiano molto dalle core precedenti, quindi dalle meta build precedenti. I core delle build sono sempre quelle alla fine della fiera. L'unica cosa che succede è che si aggiungono abilità e non si vanno a togliere. Quindi bonus attacco, bonus critico e punto debole, sempre core di praticamente tutte le build meta attualmente presenti in gioco. Artigiano 3, massima potenza 3, anche queste due abilità sono praticamente sempre presenti. Strato protettivo in questo caso che si va a sommare ad artigiano 3, perché sennò dovremmo mettere artigiano 5 e non strato protettivo. Manutenzione, ampia area, qua ci viene data dalla bellissima armatura e sinceramente non serve assolutamente a nulla, ma esulteranno moltissimo quelli che vogliono fare i support in questo gioco. Resistenza a stordimento e ovviamente bonus non elementale. Come seconda meta build si va ad utilizzare quella del Dibilgio, quindi con flagello straziante, amuleto di attacco, elmo del Nergigante e come prima si vanno a cambiare praticamente tutti gli altri pezzi: Kul'vetarot, Imperatrice, Kul'vetarot e Dante. Anche qua è praticamente una meta build nuova di Trinca. Le abilità che si vanno ad utilizzare ai gioielli sono ovviamente occhio critico, ce ne abbiamo 5 in questo caso, un bonus critico, un punto debole e uno strato protettivo. Se si va a vedere in realtà le abilità non cambiano molto da quelle precedenti, in questo caso però si va ad utilizzare, cioè si va a prendere un rivela munizioni, un'ampia area che avevamo prima con resistenza a stordimento, dataci comunque dalla armatura, strato protettivo perché abbiamo poco artigiano che rimane soltanto all'1, e la core build classica con occhio critico, bonus attacco, bonus critico e punto debole. In questo caso si va ad aggiungere occhio critico a confronto di avere più bonus d'attacco e più ma di massima potenza. Quindi si va a togliere qualche punticino dalle altre abilità per andare a inserire occhio critico. Terza e ultima meta build, si utilizza finalmente una Longsword nuova che si chiama Spada Fiamma Stige, è data dalla Lunastra ovviamente con scoppio, quindi molto molto bella e tra l'altro molto molto forte. L'amuleto è il possente, si va ad utilizzare la benda del Re Drago classica, cotta dell'imperatrice, parabraccia di Nergigante, spear di Nergigante e Kul'vetarot. Per quanto riguarda le sue abilità, come si vede qua è un pochino sfalsata come abilità dalle altre meta build. Infatti si va ad utilizzare 3 di bonus critico per avere bonus critico al 3 perché non ce l'abbiamo tramite l'armatura, un massima potenza e praticamente tutti i gioielli di attacco tranne per il punto debole. In questo caso le abilità sono bonus d'attacco 7, quindi è portata al massimo bonus d'attacco, bonus critico, punto debole, forma perfetta e massima potenza, quindi questa è praticamente una
una meta build con tutte le abilità che si possono utilizzare d'attacco, comprensivo di istigatore, e poi vabbè, abbiamo acutezza, risparmia munizioni e ampia area che ci viene invece data dall'armatura. Questa è una meta build molto molto particolare, provatela, nel senso che io ci ho tirato due o tre colpi, devo dire che il suo danno lo fa, e soprattutto è anche molto bella da vedere. Come sempre, per quanto riguarda gli upgrade delle longsword, si possono utilizzare sempre come sempre affinità e danno, quindi quelli sono i potenziamenti e quelli rimangono. Con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!